non lo sappiamo se YouTube ha amplificato ciò che già esisteva oppure se si sarebbe manifestato grazie ad altri media, nel senso che qualsiasi mezzo di comunicazione per tradizione amplifica anche fatti che avvengono. Senti, YouTube, che cos'è? Scritto YouTube, in due parole diverse. Allora, per tutti coloro che non hanno dimestichezza, io lo devo dire, ho scritto un libro, l'ho scritto per i genitori, l'ho scritto per i nonni. Pubblicato da Eri. Pubblicato dalla Eri e dalla Salani Editori, perché? Perché i genitori assistono per ore, vedono dei ragazzi che stanno lì, non si rendono conto di che cosa fanno. In effetti, per rendersene conto bisogna sapere un po' di cose. YouTube è un luogo dove adesso ci sono 500 milioni di video. È un luogo raggiungibile solo con il computer per chi, da chi sa girare in internet. Un luogo virtuale. Virtuale si dice. È poco virtuoso, ma molto. Certo, non è. Una parte di questi video, ahimè, sono di natura violenta. C'è una gradazione di violenza che va, diciamolo perché va detto, dallo schiaffo al disabile, che cominciò così in Italia a portare l'attenzione su YouTube quando qualcuno schiaffeggiò un disabile e lo filmò con i cellulari. Un eroe, eh? Però c'è una gradazione di violenza purtroppo che è anche molto più perversa, nel senso che si arriva anche al massacro nei teatri di guerra, e ciò viene riportato dentro YouTube. YouTube purtroppo non garantisce alcunché, non garantisce nessuno, è un medium senza filtro. Questo è molto importante perché... Infatti non è neanche regolato dalla legge italiana. Assolutamente no, che va detto, va chiarito, cioè quando poi si vede qualcuno che va su YouTube non si può pensare che la magistratura possa intervenire immediatamente, perché YouTube è una compagnia americana e chi supervede all'attività in Europa è la sua sezione inglese, per cui noi ricadiamo sotto il diritto inglese in questo caso, e questo ovviamente impedisce certe cose. Ma senti, a proposito di questo, la domanda che mi sono posto, che mi tormenta da parecchi mesi, è: c'è stata, per via della facilitazione tecnologica, una spinta a moltiplicarla la violenza pur di poterla documentare e quindi vantarsene, oppure è una mia amara supposizione? Allora, noi non abbiamo misurazioni di questo. Ma poi lo chiederò anche a Piazza. Però possiamo abbastanza serenamente affermare che un conto una volta era l'impossibilità di riportare l'atto, adesso il fatto di poter filmare l'atto violento genera una serie di effetti secondari, diciamo, no? L'amplificazione di questo probabilmente stimola, però la causa originaria è l'emulazione, qua va detto, cioè la globalizzazione della violenza, perché è vero che i genitori hanno una responsabilità, ma è vero che Hollywood ha una responsabilità, è vero che i telegiornali hanno una responsabilità, è vero che la violenza diffusa su grande scala ha una responsabilità. Ho capito, Glauco, però mentre i figli non sono figli di quei genitori e non di Hollywood, della televisione, devono pensarci loro a tenere a bada i figlioli e a fornire loro fonti di informazione, certo, di svago più civili. Non purtroppo è che... tocca ai genitori gestire l'immanente. Quando è necessario gestire il disastro. Mi veniva da chiedere, 500 milioni di video in questo momento ci sono su YouTube, qual è la parte violenta di questi video? Questa comunità, l'80% è fatta da individui singoli di base, il rimanente 20% c'ha due fette. Una fetta è di commercio e industria, che vedono un'opportunità di fare affari. Un'altra fetta molto interessante sono le società, le humanitarian, quelli che si occupano del mondo del bisogno, che utilizzano YouTube per raccogliere fondi. Allora, in questo 80% probabilmente la percentuale di violenza è bassa, nel senso che sarà, non so, lo 0,0 qualche cosa, perché quell'80% sono 200 milioni di individui, noi abbiamo quanto? 50 atti di rilevante violenza messa su YouTube,
50 saranno? Beh, in Italia nel corso di 3 anni saranno successi 50 casi. Quelli che sappiamo. Quelli che sono stati messi su YouTube, e quindi li abbiamo visti. Quelli che sono stati caricati e sì. ai quali YouTube ha dato... Ma qualcuno controlla questo, no? Certo. C'è un'authority che... E censura? Allora, qua ci sono degli aspetti infatti che andrebbero riportati all'interno del dibattito delle autorità. La comunità di YouTube esiste grazie ad una legge americana che si chiama Copyright Act, cioè la legge sul diritto d'autore del 1998, che è fatta dai democratici ed è stata fatta con una grande tolleranza, dicendo all'interno della comunità si può far circolare video di qualsiasi natura, anche presi da altre fonti, a patto che non ci sia profitto. Questo evita il controllo sull'immissione fino a quando il proprietario dei diritti non chiede la cancellazione. Solo in quel caso interviene YouTube. Distinguiamo. Un conto è il filtro. Uno, il filtro non esiste. Signore, non esiste il filtro. Il filtro non esiste. YouTube è un medium senza filtro. Anche il Pentagono ha dovuto accettare che arrivassero dei video dai fronti di guerra che non avrebbero mai voluto vedere e non sono riusciti a bloccarli. Sono voluto far vedere. Questo dà il segno del cambio di scenario che YouTube ha generato. Cioè, se la massima autorità, tra virgolette, militare del pianeta non è riuscita a evitare... Figurati se riesce a... Se ci riesce il provveditorato agli studi di Parma, no? Con tutto il rispetto, o di Potenza. Quindi il filtro non c'è. Ci può essere la rimozione del video su richiesta degli interessati. Solo dopo che è stato visto da tutti, giusto? Esatto, ma succede un'altra cosa perversa. La comunità autorizza che non appena il video entra nella grande massa, può essere scambiato e rinoltrato. Quindi cancellare la fonte non evita il fatto che il video possa ricomparire in continuazione. Generato da un altro che si proclami suo autore e quindi praticamente... No, non ha nemmeno bisogno, si può semplicemente proclamare membro della comunità che ha interesse. Allora, i genitori sono avvertiti, quando vedete che vostro figlio o vostra figlia sta lì delle ore con YouTube, sappiate che può documentarsi e informarsi sulle confessioni di Sant'Agostino, ma può anche visitare siti terribili può e anche, assistere a spettacoli vergognosi. Potrebbe anche stare a creare qualcosa di bello e importante creativamente, ma no? Certo, potrebbe anche YouTube stare lì a può fare delle far star, il proprio talento. Può svelare talenti che sennò sarebbero con rimasti piccoli corti. Nell'anonimato, ma può svelare anche talenti del male. Piaceri edilizie della rete, Fiasco? Cioè, YouTube è veramente il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Mm.